Leggiamo dunque, cari amici, il messaggio della Regina della Pace del 25 marzo 2015. Cari figli, anche oggi l'Altissimo mi ha permesso di essere con voi e di guidarvi sul cammino della conversione. Molti cuori si sono chiusi alla grazia e non vogliono dare ascolto alla mia chiamata. Voi figlioli pregate, lottate contro le tentazioni e contro tutti i piani malvagi che Satana vi offre tramite il modernismo. Siate forti nella preghiera e con la croce fra le mani pregate perché il male non vi usi e non vinca in voi. Io sono con voi e prego per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Amici, bisogna dire che chi conosce un po' i messaggi della Regina della Pace, quelli che dà nel 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, moltissime volte, non dico sempre, ma molte volte sono messaggi, diciamo, di forte ammonimento. Poi vengono in genere dati il clima della Settimana Santa, comunque della Quaresima, e che anche il tempo, man mano che la Quaresima va avanti, e man mano che ci si avvicina alla Pasqua, è il tempo dello scatenamento satanico, la Madonna lo sa bene. E lo scatenamento satanico che c'è stato proprio nei giorni precedenti alla Pasqua di Gesù, quindi con Giuda che tramava il tradimento, con gli apostoli che litigavano fra loro forse chi fosse il maggiore, quindi catturati dai sogni di gloria del diavolo, e poi il rinnegamento di Pietro. Insomma, la passione è il tempo dello scatenamento satanico, ma quello è avvenuto, cari amici, non soltanto con Gesù che ha detto questa è la vostra ora, l'impero delle tenebre, ma avviene anche nella storia, perché la Chiesa nella storia, lungo il corso della storia, rivive la passione di Cristo, rivive la vita di Cristo, la passione di Cristo, la sua morte e la sua resurrezione, la Chiesa vive e stiamo vivendo anche noi in questi giorni il momento dello scatenamento satanico, e quindi non bisogna meravigliarsi se la Madonna in quest'ultimi mesi ce l'ha richiamato fortissimo questo scatenamento satanico. E fra l'altro nel messaggio venne usato per la seconda volta la parola modernismo, che nella Madonna ha un significato molto pregnante, molto forte, che sta a indicare, diciamo così, il progetto di Satana di costruire un mondo senza Dio. Questo è il modernismo di cui parla la Madonna, cioè il progetto di Satana di costruire un mondo senza Dio, di portarlo alla perdizione. Comunque la Madonna, cari amici, apre il messaggio sempre richiamandoci la grazia della sua presenza, cioè non dobbiamo farci l'abitudine. Se la Madonna è qui così a lungo perché lei lo chiede all'Altissimo. Dice, la Madonna dice a Gesù, sì, Gesù, hanno bisogno, permettimi di stare ancora un po', ancora a lungo con voi. È per quello che dice, anche oggi l'Altissimo mi ha permesso di essere con voi e di guidarvi sul cammino di conversione. Quindi la Madonna stessa che ha chiesto all'Altissimo di stare con noi, di prolungare così a lungo questa presenza, lo chiede lei. Questa grazia la chiede lei perché sa che noi ne abbiamo bisogno, per cui ha detto in un precedente messaggio, sono sì nel regno, ma sono anche in mezzo a voi, vuole restare in mezzo a noi, vuole aiutarci. E cari amici, quindi ci richiama prima di tutto questa immensa grazia, che però, come già ha detto la Madonna in un precedente messaggio, questa grazia non viene neanche presa in considerazione da un numero enorme di persone. E qui, cari amici, c'è ancora la parola molti. Molti vanno all'inferno, ha detto la Madonna Fatima, un numero ugualmente grande, ha detto la Madonna, va all'inferno, quando ha parlato dicendo che la maggior parte va al purgatorio, quando muore, poi ha detto un numero ugualmente grande, va all'inferno, oggi è ancora la parola molti. Molti cuori si sono chiusi alla grazia e non vogliono dare ascolto alla mia chiamata. Quale chiamata? La chiamata alla conversione. C'è il rifiuto, cari amici, per cui alla Madonna cosa resta se non rivolgerci a noi? Cioè al fatto che noi resistiamo, che noi testimoniamo, che noi ci convertiamo, che noi perseveriamo, che noi non ci stanchiamo, che noi non perdiamo tempo, in modo tale che Satana non ci possa usare per i suoi piani. E dice,
Voi figlioli pregate e lottate contro le tentazioni e contro tutti i piani malvagi che Satana vi offre tramite il modernismo. Questi sono imperativi. Attenzione, cari amici. Voi, figlioli, siccome molti cuori sono chiusi alla grazia e non mi ascolto, voi però pregate e lottate, capito? Questa è la de. Molti se ne infischiano di me, ma voi pregate e lottate. È come quando Gesù si era rivolto agli apostoli che proprio si sono messi a dormire nel Getsemani. Voi figlioli pregate e lottate contro le tentazioni. Quindi le tentazioni sono molteplici, ma sono tutti quegli inganni satanici che ci portano al peccato. E beh, quello che la Madonna nel messaggio emiliano, come sapete, ci ha detto il 18 marzo, vi prego con tutto il mio cuore, vi prego purificate i vostri cuori dal peccato e rivolgeteli in alto verso Dio, verso la vita eterna. Cioè Satana ci tenta, ci vuole portare al peccato. La tentazione che dobbiamo superare in questi giorni è molto chiara, cari amici. Chi di noi è nel peccato, Satana lo tenterà di non confessarsi, di rimandare un'altra volta. Vincetela questa tentazione. E poi la Madonna ci dice di pregare e lottare con la croce in mano, poi è bellissima questa espressione che dirà più avanti, contro tutti i piani malvagi che Satana vi offre tranne il modernismo. Dunque qui è inutile andare alla parola modernismo, uno va a cercare Pio IX, figlioli cari. Io credo che la Madonna vada interpretata con la Madonna. La Madonna ci ha detto già in parecchi messaggi, specialmente quello per esempio del gennaio e dell'aprile del 1997, il 25 gennaio 25, ci ha detto che voi state costruendo un mondo nuovo senza Dio. Cioè, noi stiamo costruendo un mondo nuovo senza Dio, e questo è Satana l'ispiratore di questo mondo nuovo senza Dio, dove l'uomo si crede Dio, dove l'uomo si crede il padrone del mondo. E allora, cari amici, in questo mondo nuovo senza Dio possiamo mettere dentro tutto, cioè la pretesa dell'uomo, il potere dell'uomo sulla vita, per cui decide chi deve nascere, chi deve morire, e quindi il potere dell'uomo sulla vita, chi deve morire, chi deve stare ancora al mondo, il potere dell'uomo sulla creazione stessa di Dio che culmina nella famiglia, nel patto d'amore fra l'uomo e la donna. Cioè tutti i cardini della creazione vengono sfasciati. Sono quei piani malvagi con cui Satana può portare a distruzione l'opera di Dio e ve li offre attraverso questo quello che il Papa chiama il pensiero unico, oppure il nuovo totalitarismo o la dittatura del relativismo, chiamatela come volete, il mondo nuovo senza Dio. La Madonna ci dice che dobbiamo pregare e lottare contro questo mondo nuovo senza Dio. Poi la Madonna dice, di nuovo, fa riferimento con quali armi dobbiamo combattere. Nei messaggi precedenti ci aveva richiamato alla preghiera e al digiuno, oggi specifica con la croce in mano, perché è con la croce, cari amici, che Cristo ha vinto. Cristo ha vinto con la croce. Così noi dobbiamo vincere con la croce in mano, ma anche nel cuore, evidentemente. Vincere perché vincere dentro di noi. Una volta Madonna ha detto, fate sì che io vinca nei vostri cuori. E Satana ci dice, e la Madonna ci dice, pregate e tenete in mano la croce perché Satana non vinca nei vostri cuori, non vi usi. State forti nella preghiera e con la croce fra le mani pregate perché il male non vi usi e non vinca in voi. Quindi, cari amici, la battaglia la farà dentro di noi e dobbiamo far sì che Dio vinca in noi. Vinca la grazia in noi, vinca il pentimento in noi, vinca il perdono dei peccati in noi. Vinca la pace in noi, vinca il perdono in noi, vinca la gioia in noi. Questo dipende da noi in questi giorni. Poi la Madonna ci rassicura, io sono con voi e prego per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. È un messaggio, cari amici, breve ma efficacissimo, che dobbiamo veramente tradurlo in scelte di vita. Cari figli, anche oggi l'Altissimo mi ha permesso di essere con voi e di guidarvi sul cammino della conversione. Molti cuori sono chiusi alla grazia e non vogliono dare ascolto alla mia chiamata.
Voi figlioli pregate, lottate contro le tentazioni e contro tutti i piani malvagi che Satana vi offre tramite il modernismo. Siate forti nella preghiera e con la croce fra le mani pregate, perché il male non vi usi e non vinca in voi. Io sono con voi e prego per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Bene, carissimi, abbiamo terminato il commento messaggio della Regina della Pace. Vi proponiamo la bellissima telefonata di Maria, che ieri ci ha riferito del messaggio e anche ha fatto alcune bellissime considerazioni, così possiamo anche ascoltare, si ascoltano molto volentieri. Ringraziamo Dio, cari amici, per questa bellissima giornata. Restate, cari amici, sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria. Cari amici, adesso abbiamo in diretta Maria da Međugorje, che si riferisce al messaggio dell'Arcangelo della Pace oggi 25 marzo 2015, festa dell'Annunciazione. Ciao Maria! Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Oggi la festa è 25 marzo e per noi già è una festa bellissima, perché annuncio di Angela Maria che sarà madre di Gesù e stessamente anche madre nostra. È un giorno di festa e ringraziamo a buon Dio proprio per queste giornate di festa, perché nel tempo di Quaresima danno segno di primavera, danno segno di gioia e ci portano proprio nel modo bellissimo anche di vivere più profondamente, più con gioia questi giorni, perché di solito nella Quaresima li viviamo più con rinunce, con tante volte anche con peso, ma la Chiesa ci parla anche domenica scorsa in un modo bellissimo, anche risurrezione di Lazzaro, che è una cosa bellissima, per dire Gesù prima di morire ci ha dato anche segni di molto forti, molto belli, quando la Marta e Maria dicevano sta puzzando, non aprire la tomba, invece Gesù ha pianto e ha fatto questo grande segno di amore verso suo amico Lazzaro. Così anche la Madonna oggi ci ha dato un grande dono attraverso sue parole, dove ci sta invitando a vivere ancora più profondamente quello che lei ci dice. Ecco, oggi 25 marzo, ma la Madonna ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, anche oggi l'Altissimo mi ha permesso di essere con voi e di guidarvi sul cammino della conversione. Molti cuori si sono chiusi alla grazia e non vogliono dare ascolto alla mia chiamata. Voi figlioli, pregate e lottate contro le tentazioni e contro tutti i piani malvagi che Satana vi offre tramite il modernismo. Siete forti nella preghiera e con la croce tra le mani pregate perché il male non vi usi e non vince in voi. Io sono con voi e prego per voi. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Danas causaku da zeteto come sec na posla nači danas kada je gostin blagdan, gosta nam je dala ovu poruku. Draga djeco, i danas mi svevišnji dopusti da sam s vama i da vas vodim na put obraćenja. Mnoga su se srca zatvorila milosti i oglušila na moj poziv. Vi, dječice, molite i borite se protiv napasti i svi zli planova koja vam preko modernizma đavao nudi. Budite jaki u molitvi i s križem u rukama molite da vas zlo ne upotrijebi i ne pobjedi u vama. Ja sam s vama i molim za vas. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.
Mario, oggi 25 marzo è una grande festa. Com'è venuta la Madonna? La Madonna oggi è arrivata come siti parati. Come ogni festa, quando è festa della Madonna, la Madonna arriva con vestiti dorati e l'apparizione è durata anche più a lungo che normalmente. E la Madonna ha dato questo messaggio molto corto, ma è rimasta a lungo tempo nella preghiera. Io ho raccomandato, ho visto che la Madonna rimaneva, ho potuto raccomandare, pregare per persone che sono raccomandate. E tante realtà che mi venivano in mente, ma la cosa più bella era quel amorevole sguardo della Madonna, dove proprio guardavo e sentivo nel mio cuore che la Madonna ci tiene a noi, che siamo importanti nei suoi occhi, che siamo preziosi nel questo suo progetto che lei ha verso la umanità. E questo mi ha dato ancora più gioia nel mio cuore, perché tante volte diciamo che siamo strumenti, ma diventiamo strumenti senza anima. Invece la Madonna stasera durante l'apparizione mi sembrava che ci dava quell'input, quella gioia, anche con la sua presenza, diciamo, festiva, anche attraverso questi vestiti che lei aveva addosso, dorati, ricamati d'oro. Sembrava che la Madonna voleva dire: su ragazzi, sono con voi, io vi amo, siete importanti nei miei occhi. In un modo meraviglioso proprio al momento dell'apparizione, che come ogni volta dopo l'apparizione avevo nostalgia di paradiso. Maria, la Madonna, nel dire queste parole molti cuori si sono chiusi alla grazia e non vogliono dare ascolto alla mia chiamata. In un'altra cosa hanno detto: c'è un numero enorme di persone che neanche mi prendono in considerazione. Sì. Quando dice queste frasi qui, la Madonna sorride ancora o è seria, triste? No, la Madonna quando ha dato messaggio, infatti, era seria. Poi, alla fine, quando ha detto grazie perché avete risposto alla mia chiamata, è ritornata la gioia. Perché anche quando lei dice... io sono con voi, prego per voi, perché la Madonna è con noi e lei è quella che non perde la gioia, non perde la speranza, non perde per noi, per dire, la vita è corta, ma sfruttiamola bene, quel, non lo so, un input che vorrebbe darci. Ma è la seconda volta che la Madonna usa la parola modernismo, secondo te cosa vuol dire la Madonna con questa parola? E per me tante cose, perché oggi pian piano ormai questo modernismo, questo ateismo, non lo so neanche io come dire, perché tante volte con la scusa di modernismo comincia a essere tutto quasi normale. Invece la Madonna ci dice: ritornate a Dio, ritornate alla Santa Scrittura, ritornate alla preghiera del Rosario, ritornate all'adorazione, ritornate alla Santa Messa, alla confessione, per dire che diventa modernismo questo, non quello senza Dio, quello senza sacramenti, quello senza quello che il mondo ci sta proponendo, quello che televisione ci sta proponendo, tante volte nel modo negativo. Per questo io penso alla Madonna, io credo profondamente che modernismo è anche il nostro stato di anima, perché modernismo è uguale paganesimo, perché tante volte è proprio quello. Sì, la Madonna una volta ha detto: voi state costruendo un mondo nuovo senza Dio. Senza forse Dio, sì. È proprio questo il modernismo, cioè questo mondo nuovo senza Dio, dove l'uomo si crede padrone del mondo e pensa di poter far tutto. No, che l'uomo si sente Dio, per dire, tante volte vedi questi personaggi che sono intellettuali, e io mi sto meravigliando tante volte, dico, ma come... che sono per aborto, per eutanasia, sono per... tante volte con una soddisfazione parlano per dire: oh, sono andati in Svizzera perché in Italia non c'è la legge che marito e moglie hanno deciso, lei era malata di cancro e marito l'ha amato tanto e hanno deciso di andare in Svizzera e farla fine. Ma cosa significa? Per dire, se allora lei è malata, la accompagniamo
alla morte, a una morte dignitosa, non a dire andiamo a ammazzare, perché se cominciamo noi siamo come quelli pagani, peggio. Maria, però volevo dire, questo mondo senza Dio è proprio un nemico della croce, è per quello che chiamiamoci di affrontarlo con la croce in mano. Sì, perché ormai croce, anche noi cristiani purtroppo, la Madonna quando ci ha detto mettete segni che appartenete a me, per dire la crocetta, la medaglietta, un segno, e noi tante volte non abbiamo coraggio di metterlo, perché dobbiamo testimoniarlo e diventa scomodo. E per questo io credo, anche la Madonna ci dice, ma se tu è sì, sì, o no, no, se tu è credere, a quel punto credi con la forza, con la parola, con la vita, e fai testimone, gli sì testimone. In questo tempo di passione, no, come avanti i primi anni delle apparizioni, la Madonna gli ha fatto vedere forse più di una volta Gesù durante la passione. Sì, io soprattutto una volta, quando abbiamo avuto momenti difficili, quando era comunismo e quando non sapevamo se il giorno dopo saremmo ancora vivi. La Madonna una volta, quando ci hanno portato in un ufficio della polizia, poi ci hanno portato in ospedale e in mezzo a matti, nel manicomio, e hanno detto domani arriverete anche voi, perché qua vi mettiamo con questi matti, e hanno cercato di spaventarci. E io mi ricordo, eravamo spaventati molto, perché quel comunismo, quella Jugoslavia di quel tempo, violente che era possibile, perché anche se a Medjugorje c'erano, ad esempio io mi ricordo un ragazzo che è diventato medico, è andato a fare militare, mai tornato più a casa, non si sa dove è sua tomba, hanno detto ha fatto militare, a ritorno è scomparso, per dire loro non hanno più responsabilità. E così è scomparso, tantissimi scomparivano. E per noi era possibile che anche noi, come eravamo per loro ostacolo, eravamo quelli che fanno testimonianza di fede, di cristianesimo, di presenza della Madonna, loro, abbiamo pensato, potevano ammazzarci un momento o l'altro e dire non ci sono più. E non potevi dire perché non ci sono più. E allora la Madonna vi ha mostrato il Signore nell'apparizione. E quel giorno io mi ricordo, noi ritornando dall'ospedale, eravamo quasi alle nostre case, era il momento dell'apparizione, e la Madonna è apparsa e abbiamo pianto e abbiamo detto alla Madonna, noi non ce la facciamo, siamo troppo bambini, siamo troppo piccole ancora, e questa sofferenza è troppo grande, più grande di noi. E la Madonna ci ha mostrato Gesù e ha detto, con la corona di spine sulla testa, con tanto sangue, che era il suo viso inzuppato di sangue, e con tanti segni di che lo hanno picchiato, che lo hanno flagellato, e io mi ricordo che quando la Madonna ha detto Gesù l'ho fatto per amore, anche voi fatelo per amore, perché lui ha fatto per amore per voi. E noi abbiamo detto, da quel momento anche noi vogliamo aiutare Gesù a portare la sua croce, la sua sofferenza, anche per aiutare l'umanità, questa umanità povera che ha bisogno proprio di Gesù, che è senza Dio, come dice la Madonna, senza futuro. Certo, Mario, l'ultima parola, diciamo, nello spirito di messaggi dalla Madonna, quale suggerimento ci dai per la Pasqua? Per la Pasqua? Siamo ancora nella Quaresima, cominciamo a vivere, cominciamo di nuovo a vivere ancora più forte, perché queste giornate che ci stanno aspettando, che sono da oggi fino a Pasqua, sono la Settimana Santa, Domenica, sì, delle Palme, che sono momenti particolari, speciali, e io credo che un momento bello è proprio quello che la Santa Scrittura ci sta descrivendo, ci sta dicendo, anche di avere coraggio
di prendere Santa Scrittura, di leggerla un po' di più, di fare, avere coraggio di dire venerdì faccio pane e acqua. Adesso sono rimasti ancora pochi giorni, due venerdì, in realtà tre, no due. Sì, due. Due venerdì. Faccio questi due venerdì, costi quello che costi, faccio pane e acqua. Ed è anche quei segni che purtroppo noi ci stiamo lasciando. E quando guardiamo le vite di santi, andavano alla morte con un coraggio. Io mi ricordo pochi giorni fa parlavo con qualcuno, parlavano di Santa Caterina di Siena, che in un certo momento era nelle prove, era nelle difficoltà, e quando ha detto a Gesù: ma Gesù, oggi ho capito perché hai pochi amici, perché se li tratti così. E noi invece, quando vediamo che la croce è pesante, che ci sono difficoltà, che ci sono problemi, o andiamo subito a cercare di sbolognare che questa croce, questi problemi non ci sono. Invece la Madonna ci chiama, ci abbracciate la vostra croce, vivete attraverso la croce e la risurrezione, vivete momento di preghiera, momento di offerta, pregate la Madonna quante volte, quanti messaggi, non solo quelli della parrocchia, non solo quelli di ogni giovedì che ha cominciato a guidare la parrocchia, non soltanto quelli ogni 25, ogni 2 del mese, nel momento straordinario sulle colline, ma dappertutto. Noi non abbiamo futuro se non preghiamo, perché un uomo che prega ha futuro, ha Dio, perché la Madonna ci dice che oggi l'uomo moderno sta costruendo un mondo senza Dio. Se non abbiamo Dio non rispettiamo niente, nessuno. E se abbiamo Dio cominciamo a rispettare ogni piccola cosa, perché come creatura di Dio, anche quel fiorellino piccolino che adesso si comincia a vedere nel prato. Grazie Maria, adesso concludiamo con la preghiera. Con tutto cuore. L'anima mia magnifica il Signore. E mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grande cosa ha fatto in me onnipotente. E santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato Gesù e Maria. Regina della pace. Prega per noi e per il mondo intero. Ma ti raccomandiamo a tutta la famiglia di Radio Maria e ti auguriamo buona Pasqua. Con tutto il cuore. Io saluto a modo speciale tutti i radioascoltatori, ma in modo particolare, proprio speciale, quelli che sono nella sofferenza. E che il Signore vi aiuta e vi accompagna ogni giorno nella vostra sofferenza, e offrite queste sofferenze per le intenzioni della Madonna, per l'anima del Purgatorio, che il Signore vi ricompenserà. Buonanotte. Buonanotte, grazie Maria. Grazie Padre Livio.